Epigenetica e salute mentale, appuntamento speciale alle Terme di Pompeo di Ferentino. L'evento è stato dedicato alla presentazione del progetto Medical Wellness, con un focus di grande attualità, la salute come bene primario da difendere e da monitorare quotidianamente. È stata organizzata questa serata su un tema importante che è poi lo sfondo, il teatro operativo su cui si confrontano le azioni e l'operatività di Terme Pompeo nel futuro, e quindi tutto ruota intorno all'epigenetica, tutto ruota intorno alla possibilità che questa branca ci dà come esseri umani, come individui, e quindi sulle scelte personali di cambiare lo stile di vita o di integrarlo con abitudini molto spesso difficili da radicarsi, ma possibile per la squadra, l'equipe multidisciplinare messa in campo. Beh, oggi finalmente possiamo fare vera prevenzione. Ma cosa vuol dire fare vera prevenzione? Vuol dire capire quali sono i fattori che condizionano la nostra salute. Oggi la risorsa più importante è la consapevolezza, cioè sapere quello che a noi ci danneggia. Cos'è che ci danneggia? Tutto quello che mangiamo, beviamo, respiriamo, soprattutto quello che noi non sappiamo che è inquinato. Oggi abbiamo una rivoluzione che è la possibilità di mappare i fattori che interferiscono con la nostra salute, e questo sistema si chiama S-Drive, un test che ci permette in soli 12 minuti di avere tutte le risposte che possono migliorare la qualità della nostra vita. Ospite d'eccezione Massimo Spattini, medico dello sport specializzato in scienza dell'alimentazione. L'epigenetica è una nuova scienza che ribalta concetti vecchi della medicina. Fino a pochi anni fa si pensava che la genetica fosse l'elemento preponderante del destino della nostra vita, ovvero sia che il nostro destino, di che malattia noi ci dovessimo ammalare, fosse già deciso nei nostri geni. E questo è in parte vero, ma non al 100%, perché per il 50% e anche più, in realtà noi possiamo decidere il nostro destino a prescindere dalla genetica. Come? Con l'epigenetica. L'epigenetica vuol dire sopra i geni, significa che noi, con i nostri stili di vita, con il nostro comportamento, con quello che mangiamo, con gli esercizi fisici che facciamo, con anche quello che pensiamo, quindi tramite il pensiero positivo, esercizi di meditazione, di gestione dello stress, possiamo dare delle informazioni in grado di far sì che i geni esprimano solo quelle proteine che codificano modificazioni metaboliche positive per il nostro organismo, e viceversa possono invece sopprimere i geni che producono proteine che inducono modificazioni negative. Quindi a questo punto possiamo dire che realmente la salute è nelle nostre mani.